Oggi torno a fare la revisione di tre dei vostri scatti. Il primo sarà di Corrado, il secondo di Elisa e il terzo di Vittoria. Questa tipologia di video serve per farvi capire, anche se non sono vostri gli scatti, cosa si può far meglio nelle vostre fotografie. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Saltiamo subito a monitor e vediamo cosa si può migliorare in questi scatti che naturalmente potete applicare anche voi alle vostre foto. Ok, questi sono i tre scatti che revisioneremo oggi e iniziamo da quello di Corrado. Corrado mi ha mandato questo scatto per email, però guardando la dimensione dell'immagine credo che sia stata scattata con uno smartphone e iniziamo a vedere subito i punti dolenti. Allora, come prima cosa abbiamo del bianco sovraesposto, perché qui è proprio un bianco che non verrà mai più recuperato. Abbiamo perso tutti i dettagli appunto perché abbiamo fotografato una forte luce e probabilmente essendo fatta con uno smartphone questa luce è troppo forte per il sensore dello smartphone, pertanto è sovraesposta e abbiamo perso tutti i dettagli che abbiamo in questa zona. Nell'immagine, avendo una così forte zona di luce da questa parte, tutto il resto risulta molto scuro, perché naturalmente il sensore e il processore del telefono o della fotocamera, perché vale per tutti e due, mentre cerca di elaborare l'immagine, cerca di creare un bilanciamento dell'esposizione in tutta l'immagine e avendo qua una luce molto molto chiara, per forza di cose va ad abbassare la luminosità in tutto il resto dell'immagine. Quindi in uno scatto del genere, se si vuole avere il sole in camera, come in questo caso, o si utilizza tutto in manuale e si va a bilanciare noi manualmente tutta l'immagine, ma rischiamo sempre che una parte rimanga troppo scura, oppure si fanno due o più scatti e poi si uniscono in HDR. Facendo un HDR o un bracketing si va a prendere l'esposizione corretta del cielo, l'esposizione corretta del sole e l'esposizione corretta delle ombre e poi si va a unire tutto insieme. Pertanto dal punto di vista espositivo questo scatto non è corretto. Per quanto riguarda la composizione è abbastanza interessante perché abbiamo un soggetto vivo in questa zona e questa strada che ci guida verso il soggetto. Andava anche questa linea guida e ci guida verso il soggetto. Andava magari utilizzata meglio questa, che è la linea di sfondo, la linea di demarcazione diciamo tra la terra e il mare, magari modificando leggermente la composizione, magari alzando o abbassando la nostra fotocamera per incentivare maggiormente anche questa linea e la linea dell'orizzonte che comunque ci sono nella scena e potevano fare bene. Tutto sommato, ripeto, come composizione è interessante, anche questi raggi di luce mi piacciono moltissimo. Quindi magari nella composizione avrei cercato di esaltarli maggiormente, magari prendendo un po' di più quello che c'era di qua, in questa parte qui che io non vedo, però c'erano sicuramente altri raggi. E Corrado, ti ripeto, tutto sommato la composizione è fatta abbastanza bene proprio per questa forza delle linee che ci guidano verso questo ragazzo. Guardando la foto credo che non sia stata editata. In post produzione si poteva giocare un po' meglio con il colore e la saturazione, perché appunto qui abbiamo un giallo molto 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 slavato, tendente proprio al bianco puro. Si poteva giocare meglio con la luce che sbatte su questi sassi che sono interessanti. Magari potevamo creare un po' di vignettatura per far concentrare maggiormente l'osservatore all'interno della nostra scena. Avremo naturalmente abbassato le alte luci, se era uno scatto in RAW potevamo abbassare anche quella parte qua del sole, magari andavamo a togliere questo elemento qui che lo trovo un pelo di disturbo, ci voleva veramente un secondo eliminare questo, credo sia una persona, comunque questo sasso più alto dei soliti lo potevamo eliminare tranquillamente. Potevamo togliere questa sorta di antenna o comunque questo elemento di disturbo che esce dalla casa per rendere tutto un po' più lineare e pulito, però comunque la composizione è abbastanza interessante. Magari potevamo
con un crop cercare di enfatizzare di più il nostro soggetto, che è questo ragazzo qui, che comunque è interessante, credo sia un pescatore. Tutto sommato la composizione c'è. Per quanto riguarda l'esposizione e la post produzione, qui siamo a un livello un po' base. Mi raccomando, stai attento quando fotografi il sole in camera a regolare perfettamente l'esposizione, se no rischi di ottenere uno scatto che è praticamente da buttare. Probabilmente questo scatto con una illuminazione migliore e magari non con il sole in camera o con l'esposizione corretta del sole sarebbe stato un buono scatto. Proseguiamo con Elisa. Elisa mi ha mandato questo scatto qualche tempo fa, è stata una delle prime ragazze che mi ha inviato una sua foto. Ho deciso di revisionarla oggi perché comunque c'è qualcosa da dire. Allora, apprezzo la scelta del soggetto e apprezzo come stacca bene dallo sfondo. Qui abbiamo un buon contrasto cromatico perché abbiamo il verde da una parte e quello che è un arancione tendente naturalmente al marrone, però il marrone è sempre un ramo dell'arancione, dall'altra. Io apprezzo sempre che negli scatti ci siano degli esseri viventi, come in questo caso i cavalli, che sono anche belli e ben posizionati. Si vede bene la loro silhouette perché staccano bene dallo sfondo, appunto per il colore. Se questo scatto lo mettiamo in bianco e nero non otteniamo questo impatto visivo e questa separazione del soggetto dallo sfondo. Quindi hai fatto bene a tenerla a colori. Quello che però non va tanto bene in questa foto è sempre l'esposizione delle alte luci. Qui abbiamo un bianco che è totalmente bruciato, questo bianco non si può recuperare. Anche per te, non mi ricordo, perché forse me l'avevi scritto, non mi ricordo se l'hai fatta con uno smartphone o con la macchina fotografica. Se l'hai fatta con la macchina fotografica dovevi stare un po' più bassa con l'esposizione di tutta l'immagine per poi andarla ad alzare in post produzione per non avere questa luce bruciata. In questo caso non serviva un HDR perché comunque bastava abbassare proprio di un pelo l'esposizione e poi recuperare le zone scure in post produzione, però questa parte qui ci rovina un po' tutto lo scatto. Un'altra cosa di questo scatto è che a mio parere, non sono certo perché non vedo tante ombre, ma a mio parere la luce è perfettamente perpendicolare al suolo, perché vedo ben illuminata la parte superiore del cavallo e in ombra la parte sotto, idem per il muso, la parte sopra è illuminata, la parte sotto è scura, idem per le piante. Prendo per esempio questa, vedo proprio la macchia di ombra sotto, quindi è molto molto probabile che sia stata scattata con il sole perfettamente perpendicolare alla scena. Anche nel primo piano si può vedere che non ci sono ombre, ovviamente se non nei buchi. Quindi a mio parere è stata proprio scattata in un orario non adatto alla fotografia. Ovviamente si possono fare delle foto con il sole perfettamente a picco, diciamo al mezzogiorno estivo, ma bisogna giocare un po' meglio con le ombre che vengono create in quella situazione. Qui è apprezzabile che il soggetto sia ben illuminato, ma con il sole un po' più di traverso, magari in questa zona, avremo incentivato maggiormente la forma del cavallo. Qua sì, hanno qualche forma, ma sono fin troppo illuminati e perdiamo dei dettagli, perdiamo magari delle texture che avrebbe il cavallo. Con il sole un po' più in diagonale avremo incentivato maggiormente quello che sono i muscoli del cavallo, perché appunto andavano a proiettare un'ombra, e sicuramente anche questa sorta di illuminazione che abbiamo sulla collina sarebbe stata più interessante, perché sì, qui abbiamo qualche zona di ombra data dalle nuvole, però le parti illuminate sono poco colorate. Magari in post produzione potevi giocare a fare una luce finta in questa direzione,
andando a saturare un po' di più la parte superiore dei cavalli e andando a incentivare maggiormente queste zone di ombra, scurendole un po' di più e colorando e saturando un po' di più queste zone qui, per creare un po' più di dinamicità nella foto, perché così è uno scatto molto molto statico. Per il resto apprezzo il fatto che hai posizionato qualcosa in primo piano per dare profondità, apprezzo che ci sia una montagna come sfondo che appunto ci dà ancora profondità. In questo scatto credo che tu abbia avuto il diaframma un po' chiuso perché non vedo profondità nella montagna, cioè la montagna è a fuoco quasi tanto quanto i cavalli. Qui giocare un po' meglio con il diaframma ci avrebbe regalato un po' più di profondità all'immagine, andando a sfocare questa zona di sfondo. Probabilmente, non lo so, ma probabilmente questo scatto l'hai fatto con una fotocamera in automatico. Quindi per bilanciare l'esposizione, in automatico la fotocamera va a chiudere il diaframma, ottenendo quindi da questa zona qua fino all'infinito l'immagine totalmente a fuoco. In alcuni scatti di paesaggio è bello utilizzarla. Quando abbiamo dei soggetti interessanti come i cavalli, che sono il nostro soggetto, è meglio utilizzare un diaframma un po' più aperto per appunto creare più profondità all'immagine. Quindi avremo avuto questa parte qua molto molto sfocata, questa parte qua molto a fuoco e questa parte qua sfocata. Elisa, va bene, se hai degli scatti un po' più recenti da mandarmi, mandameli pure. Passiamo all'ultimo scatto di Victoria. Questo me l'ha mandato recentemente su Instagram, anche Corrado me l'ha mandato recentemente, e vediamo cosa si può dire su questa foto. Guardando la qualità dell'immagine, anche questa credo sia fatta con lo smartphone, però essendomi stata inviata su Instagram, probabilmente la perdita di qualità d'immagine che abbiamo è data dalla chat di Instagram. Quindi come vi dico spesso, preferisco che i vostri scatti me li mandiate per email, perché teniamo un po' più alta la qualità, così è proprio molto pixelata. Allora Victoria, vediamo un attimo questo scatto. Sicuramente ha un buon potenziale, perché è interessante, è un bellissimo tramonto, abbiamo una bella riflessione sull'acqua di questo tramonto, però purtroppo qui l'esposizione è proprio errata. Abbiamo dei neri che sono 100% neri, irrecuperabili, questa parte qua è tutta nera, non abbiamo altri dettagli e altre caratteristiche. Inizialmente, quando ho iniziato anche io a fotografare, utilizzavo molto questa tecnica della silhouette totale, utilizzando appunto il nero spinto al 100%. Però andando avanti mi sono reso conto che questa tecnica è interessante, ma non va utilizzata sempre. In questo caso io avrei alzato maggiormente l'esposizione per dare più interesse anche a questa parte qua di acqua, a un buon riflesso. Quindi si poteva giocare moltissimo con questo riflesso e con questi bellissimi colori che abbiamo anche nell'acqua. Un'altra cosa che mi disturba leggermente, ma perché io sono pignolo, è la parte alta degli alberi, che tutti escono dal frame senza troppa motivazione. Idem anche qui. Quella parte qua va bene, perché è un elemento totalmente secondario, va bene questa parte qui. Però proprio qui al centro, che mi hai tagliato queste punte dei rami, sono un po' fastidiose. Appunto, volendo giocare maggiormente con la simmetria, avresti dovuto lasciare più spazio anche sotto dell'immagine, quindi potevi giocare con un orizzonte centrale e una buona simmetria. Ripeto, credo che tu questa foto l'abbia fatta con il telefono, quindi non avevi molta apertura di focale, perché appunto sappiamo gli smartphone hanno per lo più la focale fissa. Se avevi il grandangolo potevi utilizzarlo, quello della fotocamera, quello dello smartphone, altrimenti con una fotocamera avresti potuto avere una lente più grandangolare e riuscivi ad andare a prendere anche più parte dell'acqua qui in basso per giocare meglio con la simmetria.
I colori sono molto molto belli, per questo ti dico che poteva essere uno scatto veramente ottimo, di altissimo livello. Le linee guida c'erano, perché quando abbiamo un fiume non posizionato proprio al centro ci dà questo senso di movimento che ci spinge verso l'orizzonte. Non è perfettamente centrato con la parte interessante, che secondo me è questa la parte interessante, perché abbiamo un po' più di luminosità, però comunque ci dava un po' di dinamicità nell'immagine, quindi ci stava. Ti faccio vedere velocissimamente come sarebbe questa immagine con un po' più di esposizione. Lo faccio qui sul programma di foto, giusto per non arrivare a Lightroom, e aumentando un po' l'esposizione, aumentando un po' più la saturazione, aumentando un po' la chiarezza, ma sono proprio slider semplici questi, e vignettando maggiormente, puoi vedere come risaltano maggiormente i colori, e aumentando l'esposizione puoi vedere come i colori e anche la saturazione, i colori sono più vivi, abbiamo più dettagli nella parte del fiume o comunque del corso d'acqua, e abbiamo un'immagine ancora più d'impatto. La salvo, serve una copia giusto per farti il confronto. Questo è lo scatto modificato, ma proprio rapidamente, giusto per farti vedere, e questo è lo scatto iniziale. Vedi, qui perdiamo molto impatto visivo, invece questa è un po' più di impatto. Naturalmente queste parti qua scure, anzi nere, sono irrecuperabili, perché è un nero a zero, quindi non abbiamo nessun tipo di informazione, quindi rimarrà nero per sempre. Quindi ti dico, quando vai a fare questi scatti cerca sempre di esporre correttamente anche la parte scura, perché se un giorno vuoi cambiare l'immagine e renderla un po' più fotografica in senso di alto livello, puoi modificare la tua immagine per andare a aumentare la luminosità delle zone scure. Quindi Vittoria, brava, perché comunque la composizione c'è, il colore c'è, il momento della giornata era perfetto, il tramonto è bellissimo e come composizione c'eri abbastanza. L'unica cosa, presta attenzione all'esposizione, perché questo poteva essere davvero uno scatto di alto livello. E questi sono i tre scatti che ho revisionato oggi di Corrado, Elisa e Vittoria. Questi erano i tre scatti revisionati da me per voi oggi. Se anche gli scatti che non ho revisionato oggi non sono vostri, non preoccupatevi. Innanzitutto potete sempre imparare dagli errori e dalle migliorie che consiglio agli altri ragazzi. E poi, se volete, potete inviarmi i vostri scatti come mail privata, e la mia email la trovate qui nell'informazione del canale, oppure contattatemi su Instagram a nicolas.toninelli e ditemi che volete mandarmi le vostre foto e vi dirò come spedirmele. Se questo contenuto ti è interessato e ti è stato d'aiuto, lasciami un like e considera di iscriverti a questo canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!